sia benedetto Gesù Cristo. Oggi ricordiamo Santa Edith Stein, una donna, una vergine saggia, che ha tenuto accesa la lampada della fede, pensate, anche nel campo di concentramento di Auschwitz. Chi era Edith Stein? Nacque il 12 ottobre 1891 ed era l'ultima figlia, 11 figli, di una facoltosa famiglia ebrea. Il padre morì quando Edith aveva appena 2 anni. La mamma seguiva con fede, con fervore, le pratiche religiose dell'ebraismo, però non coinvolse mai i figli nella sua fede, un fatto veramente un po' strano. Edith si rivelò presto, dotata di grandissima intelligenza. Dopo la maturità, volle frequentare l'università e si distinse fra tutti gli studenti, pensate, fino a diventare giovanissima assistente di un famosissimo professore, Edmund Husserl. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, volle andare come Croce Rossina al fronte. Questa esperienza la maturò interiormente e la portò a questa conclusione. La dedizione vale più dell'erudizione, cioè la carità riempie il cuore molto più della cultura. Si stava avvicinando a Gesù. Tornata a casa, Edith era molto diversa. La carità e l'umiltà trasformano le persone. Seppe che un suo stimato professore di università era morto in guerra. Volle andare a trovare la vedova e rimase molto colpita nel constatare che la vedova era molto serena. Capì che quella serenità veniva dalla fede in Gesù. Decisiva come era, volle conoscere Gesù e chiese un libro, il libro La vita di Santa Teresa d'Avila. Lesse questo libro, un'esperienza cristiana meravigliosa, alla fine esclamò: questa è la verità, questa è la religione vera, allora voglio diventare cattolica. Ma bisognava dirlo alla mamma. Edith affrontò subito la situazione e dopo pochi giorni, tutto d'un fiato, disse alla mamma: mamma, io sono cattolica, io credo in Gesù. Fa pochi giorni riceverò il battesimo e sono tanto felice. Per la mamma fu un autentico shock e non riuscì mai ad accettare la decisione della figlia. Ma se ci pensate, anche San Francesco, il padre non accettò la sua scelta, anche il fratello lo derideva, però Francesco è andato avanti nella sua strada. E così ha fatto Edith Stein. Con lealtà non si stancava di dire alla mamma: mamma, io ti voglio bene e rispetto la tua fede, ma io ho incontrato Gesù e ho capito che Lui è l'unica luce che illumina la vita e dà senso alla vita. E concluse: mamma, quando uno l'ha incontrato non può fare a meno di Lui. La mamma sottovoce disse: e tu perché l'hai incontrato? Edith concluse: mamma, i disegni di Dio non possiamo sempre capirli, ma dobbiamo sempre umilmente accettarli. Edith ricevette il battesimo il 1 gennaio del 1922, aveva 31 anni. In quello stesso anno diventò cristiano Gilberto Chesterton, l'anglicano inglese, scrittore anglicano inglese. Ebbene, per la sua grande capacità e per la sua straordinaria preparazione, ricevette giovanissima un incarico universitario a Monaco, ma nel 1933, alcuni anni dopo, andò al potere in Germania Hitler e iniziò subito la terribile e ingiusta persecuzione contro gli ebrei. Edith dovette lasciare l'insegnamento, al cacciarlo, e dopo poco entrò nel Carmelo di Colonia insieme alla sorella, anche lei divenne cattolica, Rosa, e Suor Teresa. Edith Stein prese il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Ma
non era più sicura neanche nel Carmelo. Decisero di mandarla in Olanda, pensando che lì poteva avere più sicurezza. Ma Hitler conquistò anche l'Olanda. Invasero il monastero, Edith con la sorella vennero fatte prigioniere e portate nel campo di concentramento di Auschwitz, un terribile campo di concentramento. Qui vennero uccise tutte e due le sorelle, nella camera a gas, e i loro corpi vennero bruciati nei forni crematori. Tutti coloro che hanno avvicinato Suor Teresa Benedetta della Croce negli ultimi giorni della sua vita, tutti hanno testimoniato che aveva una serenità impressionante, la trasmetteva agli altri, faceva coraggio agli altri, sembrava che andasse veramente alla festa, e andava alla festa. Santa Teresa Benedetta della Croce andava veramente alla festa e credeva che l'onnipotenza di Dio si manifesta nella croce. E ora è in paradiso, sicuramente, dalla parte dei vincitori che hanno creduto in Gesù crocifisso e risorto. Dobbiamo sinceramente dire che nello suo tempo, ecco, si stanno accumulando delle nuvole dense. Non è impossibile che ci arrivi anche qui qualche persecuzione. Cerchiamo e invochiamo la grazia e la forza di restare sempre aggrappati a Gesù, come Santa Teresa Benedetta della Croce e come i martiri di tutti i tempi, guidati da una certezza: dopo il Calvario arriva la risurrezione. Ce lo garantisce l'amore onnipotente di Dio. E mi permetto di citare una frase di Chesterton, anche lui discepolo battezzato nel 1922. Chesterton un giorno disse: molto spesso è stata annunciata la fine del cristianesimo, ma il cristianesimo è sempre risorto dopo le persecuzioni. E sapete perché? Perché poggia sulla fede di un Dio che ben conosce la strada per uscire dal sepolcro. E sarà sempre così. Se lo dato Gesù Cristo.